Dopodomani, 1° settembre, ricorrerà la giornata di preghiera per la cura del creato. In questa occasione io e il caro fratello Bartolomeo, patriarca ecumenico di Costantinopoli, abbiamo preparato insieme il messaggio. In esso invitiamo tutti ad assumere un atteggiamento rispettoso e responsabile verso il creato. Facciamo inoltre appello a quanti occupano ruoli influenti ad ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri che più soffrono per gli squilibri ecologici.